In una recente rivista, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne Mario Cusitore è tornato a parlare di Ida Platano. A distanza di tempo dal suo addio al programma di Uomini e Donne, di recente, l'ex corteggiatore Mario Cusitore è tornato a parlare della sua esperienza nel dating show di Canale 5 e della sua conoscenza con Ida Platano. Ricordiamo che Mario era stato avvistato in un BB insieme ad un'altra donna e per questo, l'ex tronista, a seguito di altre numerose segnalazioni sul suo conto, aveva deciso di eliminarlo. Dopo che anche l'altro corteggiatore aveva abbandonato lo studio, Ida aveva preso la decisione di lasciare il trono senza fare una scelta. Nel corso di un'intervista rilasciata di recente a Fanpage, l'ex corteggiatore ha così voluto chiarire la sua posizione per l'ennesima volta riguardo alla segnalazione del BB. Ma non solo, ha anche rivelato di aver cercato più volte l'ex dama del trono Over per riallacciare i rapporti e riprovarci. Uomini e Donne, Mario e Ida si sono rivisti? Nel corso dell'intervista rilasciata di recente a Fanpage, l'ex corteggiatore del dating show di Canale 5 ha raccontato di quando si è recato a Brescia per andare a trovare Ida con lo scopo di chiarirsi e riprovarci. Ma a quanto pare, l'ex tronista sarebbe rimasta ferma sulla sua posizione, non intenzionata a fare dietro front e quindi qualche passo nei suoi confronti. Le parole dell'ex corteggiatore. Ecco le sue parole. Un mese fa sono ritornato a Brescia. Sono partito da Napoli di notte. È andata male. L'ho aspettata al negozio una volta arrivato. Era mattina. Abbiamo parlato, ma lei ha continuato a dirmi che non si fida di me. Non mi crede dopo l'ultima segnalazione. Mi ha detto che stava soffrendo per me da dicembre. Era arrabbiata, tesa. Le condanno solo il fatto che ha sempre creduto alle segnalazioni, ma non ha mai dato credito alle cose belle. Ero andato da lei per chiederle scusa, sarei rimasto per giorni. Sono andato per parlarle per mezz'ora, è stato devastante fare il viaggio in un giorno. Ma lei non ha detto nulla, non mi ha chiesto neanche di fermarmi per pranzo. Mario ha poi rivelato di aver lasciato il suo numero di telefono ad Ida e di averle scritto una lettera, ma senza ottenere un esito positivo da lei. Le ho mandato una lettera con il mio numero, dei pupazzi e dei fiori, ma non mi ha mai chiamato. Le ho mandato pochi giorni fa un'altra lettera. Le ho detto che ci ho provato ma non posso più andare a Brescia perché rischio di perdere il lavoro. Le ho chiesto di riflettere, ma non ho ricevuto risposta. Infine, l'ex corteggiatore ha ammesso di pensare ancora all'ex dama del trono Over e a quello che sarebbero potuti essere insieme. Non nascondo che il pensiero c'è ancora. Rivedo le immagini, i video, e penso che quelle cose erano reali. Non posso dire che mi manca, ma penso a quel che poteva essere. Saremmo potuti diventare una coppia mai vista prima d'ora nel programma.